Buona giornata a tutti, ben ritrovati col nostro appuntamento col Talk, appuntamento di quotidiano, di approfondimento giornalistico. Oggi torniamo a occuparci di turismo, lo facciamo con un esperto del Dipartimento MRS del turismo, vale dire Karim, benvenuto, ben trovato. Karim, peraltro anche esperto di turismo mostly friendly, e questa è la dicitura esatta, quindi cercheremo ora di capire assieme a lui quali altri turismi ci sono, al di là degli itinerari, diciamo, squisitamente tradizionali. E allora, l'ultima volta abbiamo parlato, insomma, di opportunità per le imprese italiane, pugliesi, ovviamente anche salentine. Lei di recente ha partecipato anche a un importante incontro. Ne ricordo che è stato firmato un accordo tra artigiani e artisti salentini in Asia. Insomma, intanto ci dica cosa prevedeva questo tipo di accordo. Oh, buongiorno direttore, buongiorno a tutti gli amici telespettatori. Allora, l'accordo che ha giustamente ricordato prevedeva che i nostri artisti salentini, i nostri artigiani, possono andare direttamente a Tashnet e a Samarkand, quindi in Uzbekistan, per esporre le loro opere. Vorrei ricordare l'importanza di questo accordo, perché Samarkand è una delle città più visitate al mondo, non solo dai turisti occidentali, ma anche asiatici. Quindi è un bel palcoscenico molto importante per i nostri artigiani che non si sono mai esibiti da quelle parti. L'accordo anche prevede il contrario, che artisti uzbeki vengano a esporre da noi, tutto finanziato, valorizzando anche il luogo dell'esposizione, dando un carattere internazionale. Tutto questo è stato già firmato, lo renderemo operativo tra giugno e luglio 2024. È previsto un mio rientro in Uzbekistan per definire alcune cose. L'agenzia che se ne occuperà è una delle più importanti dell'Asia centrale, dove già ha già esibito in Francia, negli Emirati Arabi e in altri paesi limitrofici. E la direttrice fa parte del Ministero del Turismo, quindi diciamo è abbastanza rilevante. Ma ci faccia capire, perché da questo punto di vista, quali opportunità ci sarebbero per gli artigiani salentini? Quindi ci sono spazi utili anche per loro in questo tipo di progetto? Sì, allora l'accordo prevede che sia uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri artigiani in zone abbastanza rilevanti di Samarcanda. Quindi Samarcanda è una città forse magari ai più meno conosciuta, però di grande interesse storico e anche turistico, abbiamo sentito dalle sue parole. Ecco, lei insomma, ha sottolineato questo aspetto, l'importanza dei mercati, chiamiamoli alternativi, non so se è il termine esatto definirli alternativi, diciamo meno tradizionali, che escono fuori da altri circuiti, diciamo meno commerciali. Lei ha fatto cenno all'Uzbekistan, ma ci sono altri paesi, altre frontiere da scoprire o meglio da riscoprire, vero? Sì, direttore, guardi, io il 2 e il 3 ottobre sarò uno dei relatori principali all'Halal Business Forum che si terrà in Croazia, che ha una peculiarità. Questo forum è incentrato sull'economia e sul turismo muslim friendly per gli stati occidentali. Quando noi parliamo di turismo e tutta la sua filiera collegata, e parliamo di musifemi, principalmente si pensa a turismo arabo. Assolutamente no. Adesso noi, oltre che quello, stiamo puntando soprattutto ai turisti di seconda e terza generazione occidentali, quindi inglesi, francesi, europei, americani e oltre che quelli asiatici che hanno ben poco della cultura araba, quindi sono bene o male dei turisti occidentalizzati che hanno delle esigenze che noi possiamo perfettamente soddisfare, ma con piccole variazioni dei nostri standard. E ha fatto vedere alcune foto, ci stiamo muovendo su tutto il settore, dalla filiera Horeca anche con gli accordi di scambio tra le nostre specialità, anche i nostri chef, i nostri cuochi, la nostra maestranza, a fare dei scambi proprio culturali con loro.
Qui nella foto, vede, qui abbiamo stretto anche accordo con le ragazze che sono due delle mittenti di Singapore, quindi ci stiamo muovendo veramente molto molto bene. E al forum che si terrà in Croazia, il mio intento è valorizzare la nostra offerta turistica che è totalmente sconosciuta su questi mercati. Sto parlando di mercati occidentali muslim friendly. E per il nostro settore Horeca, che praticamente inserendoci in questo mercato è una spinta enorme. Non stiamo parlando nulla di eccezionale, ma purtroppo siamo veramente, veramente indietro. Benvenuto, ma ci faccia capire, intanto l'evento in Croazia quando è previsto? 2-3 ottobre, quindi la 2-3 ottobre, settimana quindi è prossima. imminente, la settimana entrante, parliamo se non erro di lunedì e martedì, ecco, per capirci. Quindi insomma, è pronto a partire, però ci spieghi, così insomma anche i nostri telespettatori riusciranno a comprendere meglio, quali sono secondo lei i mercati che si intende valorizzare, o quantomeno i mercati sui quali, ai quali si intende puntare, i nuovi mercati, i cosiddetti nuovi mercati, secondo lei quali sono ancora da esplorare? Oh, direttore, allora noi puntiamo principalmente su tre mercati e quattro ci stiamo lavorando. I tre mercati principali sono del sud-est asiatico, quindi Indonesia, Malesia, Singapore, che si stanno sempre più spostando in Occidente, ma non riusciamo proprio a dare un'offerta adeguata. Anche lei sa che una percentuale della società del Lecce è indonesiana, come ci sono altre squadre, ma anche altre attività. L'Italia interessa anche perché ha un patrimonio, un eritaggio veramente importante, ma abbiamo anche un eritaggio di testimonianze storiche con i musulmani. Andiamo a specificare una cosa: non è un turismo religioso, stiamo andando a proporre le nostre attrattive, le nostre esperienze a una tipologia di mercato che deve essere iniziato. Questo è il sud-est asiatico. Abbiamo l'Asia centrale, quindi uzbeki, kazaki, tagiki. A novembre prossimo sarò in Tagikistan. Questi paesi che sono principalmente paesi russofoni, diciamo, ma che hanno un ottimo rapporto con la società occidentale, che sono quasi tutti musulmani, una forte prevalenza musulmana, che non hanno nulla a che vedere con quella araba, ma che hanno un forte impatto, un forte interesse per la nostra cultura. E i mercati occidentali, Francia, Inghilterra, Germania e Belgio. Io, direttore, vorrei fare un esempio. Lei che è un appassionato di calcio, se lei mi guarda la nazionale francese, che è lo specchio della Francia, cosa nota? È noto che ci sono molti, diciamo, extracomunitari che in qualche modo fanno parte ormai della nazionale, dei club nazionali con nazioni a loro vicine in termini geografici, non solo, immagino. Assolutamente, tenga conto che la Francia è uno dei paesi ad alto flusso di inclusione, non di integrazione, per i cittadini stranieri che sono tecnicamente francesi a tutti gli effetti perché sono dalla terza alla quarta generazione, dove diciamo il paese di origine lo vanno a visitare durante le vacanze, se no, ma hanno un'emancipazione occidentale ma con esigenze molto semplici da soddisfare. Questa è la Francia, lo stesso discorso è in Belgio, in Inghilterra l'inclusione è ancora superiore. Se lei pensa che il sindaco di Londra è totalmente musulmano come due ministri, quindi sono dei mercati Sì. Ecco, occidentali che dobbiamo intercettare assolutamente. a proposito invece di mercati orientali, lei ha fatto riferimento prima per esempio a Singapore, ecco, mi chiedo, visto che ci dovrà essere una interazione e quindi bisognerà interagire in qualche modo con questi mercati, un door-to-door a livello economico barra turistico. Noi come territorio salentino in questo caso, dovremmo essere pronti a offrire servizi adeguati di qualità e in qualche modo che siano legati alle loro tradizioni. In qualche modo dovremmo venire incontro alle esigenze di turisti musulmani e non che potrebbero e dovrebbero venire nel territorio salentino. Sì, direttore, allora Cioè, come rispondiamo da questo punto di vista? Siamo pronti o c'è ancora tanto da lavorare in questo senso? Io sto pensando già per esempio al cibo, dunque all'alimentazione, già a partire da questo tassello. Il mosaico mi sembra molto, molto variegato e composito, quindi siamo pronti a rispondere anche da questo punto di vista, al di là dei monumenti che ci sono, ce l'abbiamo e occorre valorizzarli? Allora, direttore, la situazione c'è da lavorare, ma non è così complessa.
Allora, anche perché dal punto di vista dell'alimentazione, noi andremo a offrire la nostra cucina adattata a degli standard, per esempio la carne halal e carne italiana. Tutto sta anche ad eliminare alcuni fattori all'interno della cucina e aggiungendone ad altri che sono sempre italiani. Quindi, e soprattutto il problema è sulla formazione alla preparazione dell'alimentazione, ma sempre cucina locale. Quindi niente di più, niente di meno, anzi un po' più semplice dei menù dei celiaci, diciamo, direttore. Questo per rispondere Però, alla sua insomma, domanda. dal punto di vista della formazione c'è ancora da Da lavorare, lavorare, ripeto, da molto questo punto da lavorare. di vista per dare risposte poi concrete e avere anche benefici. Perché poi noi spesso parliamo di turismo, parliamo di arrivi, parliamo di presenze, però ci dimentichiamo, immagino, il nodo principale, quanta ricchezza lasciano sul territorio i turisti che vengono nel Salento. Questo è lo snodo che forse a volte sfugge anche agli stessi addetti ai lavori. Direttore, noi parliamo, stiamo puntando soprattutto a una tipologia di turismo, che è il turismo familiare. Quindi sta tutto dove andiamo a strutturare l'offerta. Logicamente il guadagno c'è, altrimenti non ne varrebbe proprio la pena fare tutto questo enorme lavoro. E c'è una bella percentuale di lavoro anche perché non è solamente il ristorante e l'albergo, ci sono tutta la filiera, dall'Horeca ai servizi, ai trasporti, quindi un ritorno economico, socio-economico e lavorativo all'interno del territorio è molto importante. Io le faccio un esempio concreto di un paese già occidentale come la Spagna. La Spagna ha puntato a livello proprio governativo su questa tipologia di settore. E sta dando veramente dei risultati molto importanti. Addirittura la città di Malaga, ha creato la prima guida europea per questa tipologia di turismo e ha aumentato del 23% il flusso turistico. Stessa cosa la stiamo facendo noi, logicamente adattandola, e già ha avuto l'interesse di un partner di Mastercard del settore turismo, dal Trip, che ci ha chiesto anche un incontro. Certo. Allora, intanto ricordiamo 2 e 3 di ottobre, dunque lunedì e martedì prossimi, appuntamento in Croazia per l'Halal Business Forum, al quale prenderà parte proprio Karim, benvenuto. La sua presenza sarà significativa da questo punto di vista, importante per l'intero territorio salentino. Sotto quale punto di vista? Alla valorizzazione e alla conoscenza del nostro territorio dal punto di vista del turismo muslimfriendly perché è totalmente sconosciuto, direttore. Oltre il nostro territorio, anche le nostre eccellenze locali, cioè noi abbiamo anche della produzione di prodotti italiani certificati halal che sono molto interessati per quel mercato, ma che purtroppo sono totalmente sconosciuti. E soprattutto la valorizzazione dell'intera area, perché noi abbiamo bellezze veramente che a loro interessano, ma che non sapevano prima che esistevano nemmeno. E parliamo Certo. del Salento, eh? Eh sì, tra le eccellenze ne vogliamo ricordare qualcuna, eccellenze che potrebbero riuscire a penetrare i mercati asiatici e non solo? Allora, parliamo prima del settore food, Horeca. Allora, tutto quello che è made in Italy, di cucina tipicamente italiana, come i ragù, prodotti nostri artigianati, come anche le friselle che io, direttore, me lo sono portato in Uzbekistan, è stata una cosa molto simpatica che è piaciuta molto anche. I nostri prodotti caseari. E i nostri prodotti da forno, cioè diciamo, sono prodotti che possono tirare da quelle parti, ma li devono conoscere e provare, direttore. E ci dica anche, benvenuto, visto che parliamo di intese professionali, di scambi soprattutto, che tipo di vantaggi, di opportunità potrebbero avere le aziende salentine collegate al progetto che sta portando avanti da tempo? Allora, logicamente ci sono varie figure collegate. Abbiamo sia i tourism designer, abbiamo i nostri cuochi che possono, che abbiamo già un accordo con la federazione uzbeka per uno scambio culinario. I nostri vanno da loro e loro si vengono a formare in cucina locale nostra. E abbiamo anche uno scambio in prospettiva con le guide turistiche per avere una formazione per l'interazione di questa forma di turismi. Abbiamo anche uno scambio in essere qui sempre in Uzbekistan,
per la formazione, per il marketing, la promozione della rete commerciale. Abbiamo varie opportunità, direttore. Comunque nel dettaglio verrà presentato tutto tra aprile e maggio, insieme al segretario Capoccia. Va bene, insomma, per chiudere, cari benvenuto, io immagino che al di là del fatto che Lia sia un importante esperto di mercati musulmani, per quanto riguarda ovviamente il comparto turistico, ci sia bisogno di fare squadra. Ecco, da questo punto di vista, come state lavorando sul territorio salentino? Direttore, la parola rete forse è inflazionata, ma è una parola essenziale perché da soli non si va da nessuna parte. Allora, molte persone si sono avvicinate e vorrebbero entrare in squadra. Stiamo selezionando alcune figure di rilievo anche per una programmazione adeguata perché il territorio salentino è vasto. Guardi, direttore, anzi. Colgo l'occasione per chiedere a chi vuole fare parte di questa squadra per valorizzare il nostro Salento di aiutarci o se vuole o se ha idee nella stesura di un programma turistico per il nostro compartimento. Professionalità e competenza, ovviamente questo lo davamo per Assolutamente. scontato. Cari benvenuto, buon lavoro, ovviamente ci sentiremo dopo il suo viaggio in Croazia, ci aggiornerà su quanto è emerso a questo importante forum. Grazie ancora. Salve direttore, grazie.